follow up parlerà di imprenditoria innovativa in stile Silicon Valley, con chiare regole completamente differenti da quella che è l'imprenditoria italiana. Non fosse altro che già il termine startup identifica un strumento e un percorso di impresa che è completamente diverso da quello di un'impresa italiana. Una startup, come dice Steve Blank, lo vedremo più tardi, non è un modellino in scala di una grande azienda o di un'impresa. Una startup è una cosa completamente differente. Startup in Silicon Valley identifica una cosa estremamente precisa e definita, che come ha detto Massimo, ha, diciamo, rispetto alla grande nave da crociera, ha, diciamo, una dimensione di una stanza molto più piccola, ma ha delle caratteristiche differenti che la rendono una piccola nave pirata. E questo poi ha anche il senso di una serie di articoli che parlano di startup innovativi in Silicon Valley. Massimo ha introdotto un elemento, quello dell'hacker. L'imprenditore è un po' hacker e prima di capire se, diciamo, capire insieme se ognuno di noi è imprenditore, voglio un attimo fermarmi sul concetto di imprenditore. Capiamo chi è, innanzitutto. Quindi l'imprenditore è la persona che utilizza la propria intraprendenza per avviare una nuova impresa, che converte risorse in valore aggiunto attraverso un modello sostenibile e vendibile al fine di trarre un beneficio per sé e per gli altri. Quindi la prima caratteristica di un imprenditore è l'intraprendenza. Adesso vediamo che cos'è. Poi questa persona deve avviare una nuova impresa, deve iniziare un'attività, qualcosa di nuovo. Questa impresa cosa fa? Prende gli input, per utilizzare il gergo informatico, delle risorse, che possono essere persone, fondi, idee, anche gli strumenti, e convertirle in valore aggiunto. Quindi l'obiettivo dell'imprenditore, come vedremo, sia dello startup che dell'imprenditore della grande azienda che abbiamo della startup oppure no, è quello di aumentare il valore, di aggiungere valore. Valore, il concetto di valore è differente dal concetto di ricavo, dal concetto di profitto, dal concetto economico. Il valore è anche crescita delle persone, dei componenti del team di un'azienda. Il valore è proprietà intellettuale, capitale, conoscenza, che sono tutti strumenti, tutte cose che sono completamente distaccate, dissociate per certi versi, da un concetto di natura economica, da una eccezione economica. Attraverso un modello sostenibile e vendibile, la parola modello è fondamentale per distinguere una startup da un'impresa che non è startup. Il modello startup è molto particolare, lo vedremo, diciamo, verso la fine di questa lezione. Sostenibile indica il fatto che alla fine del mese l'impresa si deve tenere in piedi e possibilmente deve avere risorse per continuare la propria operazione, la propria operatività. È ripetibile, nel senso che possa essere riutilizzato questo modello e riproposto in seguito, al fine di dare un beneficio per sé e per gli altri. Vediamo come l'imprenditore utilizza la propria intraprendenza. Questo è, diciamo, giusto l'etimologia della parola intraprendere. Ovvero fare delle scelte. L'imprenditore innanzitutto fa delle scelte, no? Il fatto di avere a che fare con il rischio implica innanzitutto una scelta, che è affronto questo rischio oppure no. L'imprenditore fa qualcosa in più rispetto a queste scelte, ma avvia qualcosa di nuovo che lo porti a fare scelte. Parlo di un'esperienza personale. Molti di voi conosceranno questo gioco, non so, quanto lo conosco, quanto ci hanno giocato da piccoli? 3, 4,
5, 6, 7, 8, 12 persone. Vi spiego un po' come funziona. Questo qua è stato il mio tormentone quando avevo 8-10 anni. Ed è uno scatolotto di plastica, qui c'è una pallina, c'è delle palline di su, che è perfetto da regalare, poi questo scatolotto di plastica in mano, diciamo così, sbloccando una leva e di su, iniziano a cadere in questi rami, appunto. L'obiettivo del gioco e le regole del gioco sono semplici. Far passare la pallina attraverso i canali fino a farla arrivare in una cella dello stesso colore della pallina. Facile, esistono 15 celle, 16 celle, di 8 colori differenti, e palline di 8 colori differenti. Il giocatore ha a disposizione degli interruttori, in questo caso uno switch in angolo proprio 0-1, che determina se una leva fa passare la pallina a destra o a sinistra. Quindi da ogni passaggio la pallina effettua una scelta a destra o a sinistra. Quindi ci sono delle porte che si aprono e si chiudono. E quindi, diciamo, supponiamo che la pallina blu deve fare, diciamo, più o meno questo tragitto per arrivare a questa che sembra obiettivo. Oppure può fare il percorso, diciamo, in maniera speculare, più o meno, è arrivata lì. Poi c'è, una volta che le palline sono cadute tutte, c'è il pulsante di reset, e poi c'è un canale che permette di far ritornare le palline allo stato di partenza, quindi si può cominciare a giocare. E poi chiaramente, a seconda di quando un giocatore esperto può inclinare lo scatolotto per far andare le palline più velocemente. Ogni leva corrisponde a una scelta. Una scelta che ha delle possibilità di successo e delle possibilità di fallimento. Prima di ogni porta, la pallina ha alcune possibilità di successo di finire nella casella giusta e alcune possibilità di fallimento, quindi cioè, la possibilità che la pallina finisca nella casella sbagliata. E vabbè, se analizziamo, prima della prima porta la pallina ha due possibilità di successo, che sono rappresentate dalle caselle 7, in questo caso 10 e 2, e 14 possibilità di fallimento, perché solo due sono le caselle giuste. Nel secondo passaggio la pallina già ha, dal secondo passaggio in poi, una possibilità di successo, perché può giocare soltanto in una metà dello scatolotto, da sinistra o da destra. E le possibilità di fallimento diminuiscono man mano fino a quando, diciamo, o la pallina si trova esattamente qui e il giocatore fa la scelta giusta e quindi la pallina finisce nella casella giusta, o diciamo magari ha sbagliato tutto e finisce nella casella sbagliata. La morale della favola è che tutti quanti ci troviamo nella vita a compiere delle scelte. Questo gioco rappresenta, secondo me, in maniera proprio precisa, l'imprenditore e in particolare l'imprenditore innovativo. Prevedibilmente, come in questo caso, ci dovrà dare la scelta giusta al momento giusto e dobbiamo anche essere veloci. Possiamo inclinare più o meno lo scatolotto della nostra impresa o della situazione per gestire meglio queste scelte, ma dobbiamo muoverci rapidamente. L'obiettivo possiamo definirlo noi, possiamo lasciare che gli altri siano a definirlo. E questo vale sia per un imprenditore sia per un dipendente. In questo momento sto parlando di tutti. Nel gioco Rami l'obiettivo era definito dal gioco, ma per esempio ci potevamo inventare una modalità per cui dovevamo far finire una pallina da un lato, una pallina dall'altro, indipendentemente dal colore. La morale della favola di tutto questo è che non sempre scegliere aumenta le nostre opportunità. La vita è una scelta e l'intraprendente si fa delle scelte, ma queste non necessariamente lo portano a creare valore, a creare opportunità. Molto più rapidamente, molto più diciamo,
facilmente queste scelte lo porteranno a specializzarsi e trovare una strada ben definita che alla fine potrà portare verso un obiettivo. E questo, diciamo, concetto è riassunto da un'altra di un film che si chiama The Weatherman, con Nicolas Cage. Vi faccio guardare questa scena perché sono proprio interessanti tantissimo, sono proprio a ragionare proprio sul fatto che ogni volta che fate una scelta, non è detto che ogni volta che facciamo una scelta, non è detto che dopo la volta, destra o sinistra, ci troveremo davanti a più opportunità di quanto ne avevamo prima, e la radice è nostra. L'intraprendente non è colui che si limita a fare le scelte, l'intraprendente è colui che fa delle scelte alternative in modo tale che queste scelte possano permettergli di creare nuove opportunità. Sostanzialmente io ero una sera con Rami e quindi mi toccava inventarmi delle modalità, sono alternative per giocare. Ora, se voi pensate al canale di recupero delle palline, nella logica convenzionale è il canale di recupero delle palline, però in quel passaggio le palline ci possono passare, non sto violando nessuna regola. Se io riesco a far passare la pallina blu attraverso quel canale e a farla scendere di qua, che cosa faccio? Sto creando un hack del sistema Rami. E questa cosa qui, porta a delle conseguenze interessanti. L'intraprendente vede e crea delle alternative che vanno un po' contro la logica comune, ma in altre. E queste alternative, tendenzialmente, devono permettere di, primo, non violare le regole. Non è che per creare delle alternative dovete inventarvi delle nuove regole per giocare in maniera sleale. Secondo, aumentare le possibilità di successo, lo vedremo tantissimo, e terzo, creare delle nuove opportunità. Fondamentalmente, se il canale di recupero palline viene utilizzato al posto dei rami, quello che accade è che voi avete due possibilità di successo, in questo caso in maniera della pallina blu avete due caselle, e 14 possibilità di fallimento, esattamente come nel primo caso, nella prima leva. Però avete un duplice vantaggio. Innanzitutto potete riprovare le volte, perché una volta che la pallina è qui potete farla andare qui con l'inizio. E poi è comunque divertente, ve lo garantisco, ed è tra l'altro comunque difficile, bisogna ritrovarci. Questo qui è, per dire, utilizzato la metafora di un giocattolo per bambini da 8 anni più o meno, per dire che tutti quanti possiamo essere intraprendenti, molto semplice talvolta. Creare delle alternative, vedere e creare delle alternative. Chris Dixon mi dice che al mondo esistono due tipi di persone e li riassume in questa frase: you either suffer the company or you have it. Cioè, o hai avviato un'impresa, in questo caso non necessariamente company, hai avviato un'impresa, hai realizzato qualcosa, oppure non l'hai fatto. Laddove iniziare non significa unirsi a un'impresa già avviata, magari tra i primi che si sono hanno iniziato a seguire l'imprenditore. Non significa investire nell'azienda, che vuol dire che ci sono tanti soldi, oppure dare dei consigli, fare da tutto, fare da mente. Si deve proprio iniziare, io credo l'impresa, credo io. Iniziare significa farlo senza soldi, senza aiuto, tipicamente, senza avere qualcuno che crede, perché è molto facile credere in un'impresa, quindi anche per un investitore, il ruolo dell'investitore, per quanto fondamentale, è di secondaria importanza rispetto all'imprenditore. L'investitore utilizza delle risorse per fare in modo che l'imprenditore possa realizzare la propria idea, ma senza l'idea l'investitore c'è poco, è costruire qualcosa. L'obiettivo dell'imprenditore è costruire qualcosa. Due tipi di persone: quelli che hanno avviato qualcosa e quelli che non l'hanno fatto.
E questi sono diciamo, serious entrepreneur, cioè è la persona che effettivamente nel suo passato, nel suo track record, ha qualcosa di avviato, e il wannabe entrepreneur, ovvero sì, ho una grande idea in testa, un'idea fantastica, entro un mese avvierò un'azienda, sarà un'azienda, farò $1 million di revenue, il prossimo mese. E però questo mese, a diversi mesi, non si concretizzerà mai. Tipicamente il buon entrepreneur non ha un track record, ha un sacco di idee, nessuna idea concretizzata, e diciamo, ed è molto on focus, cioè ha la testa piena di viola, ma non c'è un'idea che prevale da tutte, un'idea diciamo, su carta, un progetto. L'imprenditore converte risorse in valore. Ok, value proposition, come crei il valore? Ci ritroveremo nel corso dei seminari, però fondamentalmente la value proposition si sintetizza in questi 7 punti, ovvero come creare e fornire qualcosa di valore per un gruppo di persone nel modo in cui desiderano o necessitano, al prezzo che sono disposti a pagare, in modo da soddisfare le aspettative e i bisogni meglio che le imprese concorrenti, così che il business possa garantire. Allora, come creare e fornire qualcosa di valore? Abbiamo detto, ho un'idea, quest'idea non solo la creo nella mia testa, la devo anche materialmente realizzare per poi fornirla. E così deve avere un valore, cioè deve rappresentare qualcosa di aggiuntivo, di positivo per un gruppo di persone, ovvero voi dovete, diciamo, nella value proposition si richiede che la vostra startup, la vostra impresa identifichi qual è il gruppo di persone a cui si rivolge la vostra idea. Ad esempio, se avete in mente di aprire una, un benzinaio, per esempio, tipicamente il gruppo di persone che andrete a soddisfare, che andrete a soddisfare persone, non sono gli amanti della bicicletta o gli elettricisti che vanno a piedi, ma per esempio l'automobilista, o se per esempio sviluppate una, un'applicazione per, non so, mobilità sostenibile. Non vi rivolgerete certo all'automobilista in questo caso, ma all'amante dei pedali. Identificare i vostri utenti, quanti sono e soprattutto che bisogni hanno. Quindi qualcosa che desiderano, vorrei avere questo, non necessariamente ne ho bisogno, ma mi piacerebbe averlo, una macchina sportiva, ad esempio. Oppure un gelato a caramello, oppure necessitano, cioè cose di cui effettivamente non potrebbero fare meno, ad esempio i vestiti. Al prezzo che sono disposti a pagare, in questa frase c'è tutta l'essenza del marketing e del sense. Durante il mio atto, la cosa spesso che mi ha colpito particolarmente, senti una frase. E lui diceva, marketing è la cosa per cui impari a vendere anche con madre, ed è un messaggio assolutamente sbagliato. Il marketing è comprendere che cosa un gruppo di persone, di che cosa un gruppo di persone ha bisogno e come poter rispondere a quel bisogno al prezzo che quelle persone sono disposte a pagare, che significa non estorcere i soldi né comunque tantomeno regalargli un bene o qualcosa, ma comprendere qual è il giusto mezzo tra le loro esigenze e le esigenze dell'azienda che comunque deve andare avanti e crescere. Al prezzo che sono disposte a pagare in modo da soddisfare le aspettative e i bisogni, meglio di imprese concorrenti. Abbiamo, diciamo, ricevuto un sacco di progetti di app, e alcuni dei quali
mercato di quello di altri, avranno necessariamente dei concorrenti. Ci sono fondamentalmente due modi per essere meglio dei competitor. Il primo modo è, diciamo, battere sul prezzo, per fare un prezzo minore. Il secondo modo è battere sulla qualità, fare in modo che il nostro prodotto sia meglio di quello degli altri. La value proposition vi dice il motivo per cui non è mai conveniente, quasi mai, battere un concorrente sul prezzo, cioè impostare il proprio prodotto sulla logica costa meno di quell'altro, perché in qualche modo poi, diciamo, non è vincente, non crea valore. Secondo punto ci dice così che il business possa garantire profitto. Questo qui, diciamo, lo vedremo fra un attimo, il motivo per cui un business deve garantire. L'avevo detto prima, intraprendenza, avviare un'impresa, per creare valore, attraverso un modello sostenibile, che affronta questo. Il ciclo di un imprenditore può riassumersi in 8 punti. Il primo è acquisire consapevolezza di sé, ed è fondamentalmente quello che faremo fra qualche minuto, con il test che, diciamo, il questionario che compileremo insieme. L'obiettivo di questa lezione è ragionare un attimo sul concetto di imprenditore e in qualche modo guardarsi allo specchio, dove sullo specchio abbiamo una sovraimpressione di immagine dell'imprenditore, per capire quali sono le differenze tra la nostra forma e quella dell'imprenditore, e capire se sono differenze, diciamo, che si possono in qualche modo sistemare, o se, diciamo, abbiamo proprio forme differenti. Per fare questo sono fondamentali alcuni passaggi. Comprendere qual è la propria passione. L'imprenditore deve innanzitutto, lo vedremo, investire tutto se stesso nella propria impresa. Se non ha passione per un'idea e per la stessa, per lo stesso essere imprenditore, necessariamente la sua impresa non avrà successo. Analizzare i propri punti di forza e anche di debolezza per cercare di far leva sui primi e di in qualche modo risolvere i secondi. Caratterizzare la propria esperienza, che è fondamentale. Io ho un percorso di studi tipicamente informatico, non mi sentirei mai di andare a prendere il cuore. A meno che non ci sia dentro. Identifica opportunità potenziali. Le opportunità potenziali sono quelle che risiedono nei bisogni, cioè dal bisogno, osservando un bisogno, una necessità, molto spesso anche tacita, perché ci sono alcune cose di cui le persone non necessariamente hanno bisogno, ad esempio la Coca-Cola non è un bisogno, nessuno prima della Coca-Cola si sarebbe mai segnato di dire vorrei con una vita frizzante lusso di caramento, così. Ma, diciamo, chi ha inventato la Coca-Cola ha identificato un bisogno latente, tacito. Non sempre il processo che porta a identificare opportunità potenziali è un processo sistematico e consapevole, come ci insegna la storia del post-it, che è stato, diciamo, inventato per essere utilizzato. E questa è un'altra caratteristica dell'imprenditore, riesce a osservare in un prodotto nato per caso un'opportunità, quindi fare il percorso inverso, cioè non dal bisogno al prodotto, ma dal prodotto capire che bisogno vorrebbe risolvere e in qualche modo identificare i propri utenti potenziali. Parlando di consapevolezza, un imprenditore deve avere tre forme di consapevolezza. Innanzitutto è quella di se stesso. Consapevolezza fondamentalmente è un passo verso la certezza, cioè nel senso
Riuscire ad avere consapevolezza di sé significa in qualche modo guardarsi in maniera oggettiva, quindi uscire un po' dal proprio corpo e guardarsi dall'esterno, provare a capire, a vedere cosa vedono gli altri di sé e da quella prospettiva giudicarsi. Consapevolezza della propria idea è fondamentale. Consapevolezza della propria idea significa anche guardare attraverso una scelta, il che significa vedere oltre la porta del rami, no? Vedere che cosa c'è oltre. Nel giochino, nello scarlotto, il meccanismo è chiaro, vedete subito i percorsi che può fare la pallina. Quando si tratta di scelte imprenditoriali, molto spesso il quadro non è dietro così chiaro. Se non si ha la capacità di vedere oltre la propria scelta, quindi una sorta di lungimiranza, non si può fare di imprenditore. Consapevolezza della propria idea significa anche un'altra cosa. Ovvero, ogni volta che non imprenditore, ma diciamo un creativo intraprendente, fa la propria idea, è che la propria idea diventa bella del mondo. E guarda milioni di altre idee, però cioè, non c'è storia. Sì, vabbè, c'è qualche difetto, però sono sicuro ce la farà. Perché la mia? E per me, ce ne stiamo bene. In realtà uscire, diciamo, oltre a uscire da se stesso, bisogna anche uscire da se stesso e far felice la propria idea. E quindi guardare la propria idea dall'esterno. Evitare la logica per cui non c'è la buona bella non so, diciamo, e quindi capire se dietro la scelta per perseguire lo sviluppo di un'idea c'è una scelta corretta. Terzo punto di consapevolezza degli altri e della situazione, cioè guardare attraverso gli altri, usare il tavolo di fare un proprio lavoro. Voi vi presentate, perfetto, così uscite per un vostro amico, come andate proprio? Benissimo, alla grande, cioè se proprio entusiasti per l'anno di sicuro, non mi dico. Perché? Perché magari non hai visto, diciamo, nella persona che ti stava facendo le domande, quello che l'altra persona voleva sentirsi dire. Quindi il fatto di non avere consapevolezza dell'altro ti ha portato a dare delle risposte che per te erano, diciamo, vincenti, ma che non rispondevano ai bisogni dell'altra persona. Acquisire consapevolezza degli altri della situazione è stato molto diverso, cioè guardare attraverso gli altri, in questo caso attraverso il mio problema. Il secondo passo è identificare un'opportunità di business. Come ho detto prima, bisogni, quindi in questo caso l'imprenditore cerca bisogni, desideri, problemi, sfide. Per cui ancora non esiste una soluzione, quindi prodotti assolutamente nuovi, ma che rispondono a un bisogno in essere è esplicito o tacito, bisogno da creare. E per cui la soluzione attuale, può essere migliorata. Ad esempio l'industria dell'automobile ha fatto, o l'industria dei microprocessori ha fatto dei passi da gigante proprio perché, diciamo, si è identificato nel microchip qualcosa che poteva evolvere. Questo passo, generare e valutare le nuove idee. Non è necessariamente che l'imprenditore parte con un'idea propria. L'idea può essere anche trovata da altri e può essere semplicemente acquisita o sposata, l'imprenditore può sposare a causa con l'idea di qualcun altro. Gli strumenti sono creatività, esperienze, competenze per generare idee che abbiano un valore, come vi ho detto, che sono un problema se non ci sono. È importante, lo vedremo nel prossimo sabato, valutare l'efficacia, l'applicabilità e la fattibilità dell'idea. Capire a che mercato si rivolge e se vale la pena perseguirla. Che sono tutte cose che fanno parte della valuation dell'idea che vedremo appunto il sabato prossimo. E poi definire la vera proposition di quello che fa. Tutti i progetti presentati dal laboratorio di ACMA, tutti i progetti imprenditoriali, come primo passo hanno la definizione della vera proposition, che anche i modelli, diciamo, un po' più
è l'elemento centrale che vedremo. Pianificare le risorse e azioni necessarie. L'imprenditore ricerca e identifica le risorse necessarie per realizzare la propria idea. E quindi una di queste risorse, le risorse che hanno sono i fondi, le persone, gli strumenti e quant'altro, ma sono anche risorse che l'imprenditore produce per presentare la propria idea agli altri e fare in modo che questi strumenti possano permettergli di acquisire nuove risorse. E la prima cosa è un elemento pitch. Il pitch è una presentazione breve, chiamata anche elevator pitch perché? Perché la forma nasce per essere utilizzata durante un viaggio in ascensore dal primo al ventesimo piano, 30 secondi immaginate. Voi incontrate una persona che non conoscete, ma che pensate possa darvi una mano a realizzare la propria impresa o a realizzare qualcosa. Il pitch nell'ambito startup impresa ha un valore prettamente business, ma poi ragionandoci, noi facciamo pitch sempre a chiunque. Quando ci presentiamo a una nuova persona, noi facciamo pitch di quello che siamo, della nostra vita, ovvero chi sono, che faccio, cosa mi piace fare e fondamentalmente che vorrei fare. Il pitch in ambito startup è qualcosa di diverso, ovvero chi sono e che cosa si occupa la mia impresa, come creo valore. In particolare il pitch è un discorso che mira in 30 secondi ad agganciare, creare un contatto con l'altra persona. E quindi tipicamente quello che si dice durante il pitch è il modo in cui la mia impresa, con quello che faccio, con il prodotto, può essere utile all'interlocutore. Oppure ciò di cui la mia impresa ha bisogno per fare in modo per avere successo, per creare valore. Valore che può essere condiviso dalla persona che sta parlando. Ad esempio, immaginate di salire in ascensore con una persona, il segretario di un investitore. Magari non gli volete proporre tutta la vostra idea di app, come funziona, che è bella, che se clicchi qui posso ottenere la pizza. No, gli direte semplicemente: io sono Nicolas, ho sviluppato un'applicazione che si chiama mangiare della pizza velocemente, e questa applicazione ha un mercato identificato di 100.000 clienti soltanto nella mia città. Questo mercato vale 200.000 euro e in questo momento sto avviando l'impresa e sto cercando qualcuno che mi possa dare la possibilità di posare delle risorse iniziali per avviare questa nuova impresa. Con questa, questa formula, un po' raffinata, è il senso del pitch. Un business plan, che non vi spiegherò adesso, ma insieme al pitch vi verrà spiegato nelle prossime lezioni, una strategia di marketing che sarà incorporata possibilmente nel business plan. 5. Preferire i fondi necessari. E per questo dividere gli strumenti, analisi di mercato, business plan, prodotto, per raccogliere fondi esistono fondamentalmente due tipi di fondi che principalmente la startup usa, ovvero quick funding money, cioè poi soldi, di fuori dalla tasca, friends and family, chiedi alla famiglia, agli amici, i genitori che hanno la mano. Oppure c'è tutto il discorso degli investitori, venture capitalist o business investor. Poi ci sono chiaramente le banche, che in questo caso non prendiamo in considerazione, o grant, che verranno discussi della lezione sul mondo finanziario del business. Quindi o raccogliere fondi oppure generare direttamente i capi. Il stesso passaggio
e avviare il proprio business. Non è necessariamente successivo alle prime conti, ovviamente, o meglio, non è necessariamente successivo alle prime conti quando i conti siano di sì. Voi potete prima avviare venture capital, voi potete prima avviare l'azienda, ovviamente successivamente rivolgere di sì. In tal caso avrete utilizzato un minimo di capitale umano. Avviare il proprio business. Questa è una parola, diciamo, un concetto fondamentale. Come ho detto prima, esistono due tipi di persone, quella di entrepreneur e il serious entrepreneur. Molto spesso si sente dire, ma io ho una startup. Ok, nel senso, come si chiama la tua azienda? No, è un'idea di... quella non è una startup, come anche ci dice sempre anche. Un'idea, un business potenziale, ma va a valutare. Un progetto non è una startup. Io ho un progetto e sono una startup, no. Bisogna una startup è uno strumento per realizzare un progetto. Un business è un'impresa, ovvero ha una forma di vita distinta. Una startup inizia ad essere una startup quando l'imprenditore la partorisce, no? Ovvero la separa da se stesso. Cioè quando ha una propria identità e cammina con le proprie gambe. In quel momento abbiamo creato una startup. Quando ha un nome proprio è identificabile in qualche forma magari di grande. Sempre dopo aver avviato la startup è necessario incrementare il valore, quindi pianificare i passi strategici successivi e seguirli, ovvero eseguire la propria strategia. E questo va fatto da traduzione alle circostanze. Da quando è partito la primavera abbiamo, quante volte è pivotato? Pivotare vuol dire rivedere il proprio modello di business. Molto spesso succede di pensare, diciamo, di pensare un'idea geniale, che è però ha una serie di problemi. Questi problemi possono essere, diciamo, minimi, in quel caso sono le cacciavite che si fa il cosiddetto fix, non si acquistano, oppure possono essere dei problemi importanti. Ad esempio, ho pensato che la mia applicazione potesse avere un mercato che però in questo momento non c'è. E quindi mi ritrovo con un prodotto sviluppato, ma senza un mercato, nessuno si comprerà la mia applicazione. Che faccio? Guardo nel progetto. Oppure sterzo e quindi trovo il modo per utilizzare le risorse che ho già impiegato per realizzare qualcosa, quindi l'applicazione che magari si rivolge alla pizzeria la sfondo, quindi la rivedo e rivedo il modello per utilizzarla in un contesto completamente differente, magari per degli insegnanti a domicilio che fanno lezioni private. E questo è il senso del tipo, ovvero creare una nuova interazione del proprio business con un modello. La distanza tra planning e execution deve essere quanto più breve possibile. Questo perché una startup, come diceva Massimo, non ha le risorse di una grande azienda e necessariamente deve andare in fretta. Tanto più riesce ad andare in fretta questa startup, facendo le scelte giuste chiaramente, tanto più avrà possibilità di successo, perché dovrà crescere velocemente. Finalmente si utilizza proprio gaming fast, cioè appunto espandersi più velocemente possibile, e questo perché permette, quando diciamo immaginate uno stadio in cui ci sono tanti girini, immaginate di trasformarvi subito in rana. No, sicuramente avete delle possibilità di sopravvivenza maggiore. Revisionando il proprio modello appena necessario, è diciamo indispensabile pivotare non appena ne sentite e ne avvertite l'esigenza. Se avete urgenza di pivotare, andate a pivotare. Nel senso, non appena comprendete che c'è qualcosa di storto nel vostro business model, nel vostro business plan, è il caso di vederlo e di reiterarlo. Ultimo passaggio, incrementare il valore. Tipicamente l'imprenditore non possiede la fetta della propria azienda, soprattutto se si tratta di una startup, perché molto spesso per avviare si passa in tre logici,
start-upper, soprattutto se giovane, come ha fatto non ha i soldi per pagare gli altri membri del team. E quindi un metodo di compensazione potrebbe essere: ok, siamo in quattro, facciamo che ci lavoriamo tutti gratis, io non ti posso pagare, però ti do un quarto del valore della mia azienda. Incrementare il valore significa fare in modo che la porta della propria azienda cresca, così che la propria fetta, pur rimanendo la stessa, aumenti di dimensioni. E quindi l'imprenditore non è che tende ad avere la maggioranza dell'azienda, ma fa in modo che la sua quota, anche in minoranza, sia una quota sempre crescente. E questo meccanismo è particolarmente importante quando si va a parlare con gli investitori, che tipicamente andranno a diminuire le vostre quote, ovvero a ridurre la vostra fetta. Però se siete sufficientemente imprenditori, sufficientemente in gamba, quello che andrà a fare sarà far crescere la dieta, che si chiama la dieta, di quanto si andrà a ridurre, perché chiaramente gli investitori, investitori capitali vorranno in cambio una fetta della dieta, la vostra dieta sarà comunque più grande rispetto alla iniziale che eravate prima. Terminato il ciclo di imprenditore, il ciclo di imprenditore termina con la vendita del proprio business. E questa è la differenza sostanziale tra le imprese italiane e la visione imprenditoriale che c'è italiana e infatti europea, e la visione imprenditoriale che c'è nel resto del mondo. Un imprenditore italiano nasce, fonda un'azienda, e l'azienda è una tomba dell'imprenditore, cioè ci muore dentro. Possibilmente la passa al proprio figlio, che magari ci vuole dentro per lui, per passarla alla propria e così via. Il concetto di azienda come possesso personale è sintomatico di una cosa, del fatto che l'imprenditore non ha ancora partorito la propria impresa, cioè non se ne è ancora distaccato, non avviene ancora con qualcosa di separato da se stesso. Chiaramente non sempre sarà possibile rendere il proprio business, perché ci sono alcune categorie di business che magari non prevedono la vendita come formula, ma il modello startup prevede che l'imprenditore venda la propria azienda. Ok, exit è la parola che identifica il momento in cui l'imprenditore esce dalla propria azienda, il fatto che l'imprenditore venda il proprio business a altri. Una cosa fondamentale dopo è prendersi la vacanza. Sicuramente se avete fatto un exit, avrete i soldi sufficienti per andare in vacanza, e dedicarsi con una nuova impresa, ovvero ricominciare con il ciclo. Quindi questo è il business, un modello ripetibile, un processo ripetibile che permette di creare e fornire qualcosa di valore che un gruppo di persone necessita, desidera, al prezzo che sono disposte a pagare, per soddisfare le aspettative di soldi, così che il business possa garantire un ritorno tale da motivare l'imprenditore a continuare, perché poi non farlo perché è vantaggioso. Quando parlo di beneficio di ritorno, vorrei fare una distinzione. L'imprenditore lavora per due tipi di benefici: benefici economici e benefici sociali. A seconda di, il beneficio può essere rappresentato in questo modo, no? Su un asse, sulla sinistra vedo il beneficio economico, la moneta del diavolo, e sulla destra il beneficio sociale. Beneficio economico, l'imprenditore che mira, immaginate l'imprenditore che punta come suo ramo, no? Sceglie il suo ramo per cadere sul beneficio economico. Più l'imprenditore mira a un puro beneficio economico, più è una caressa. Più l'imprenditore mira a un puro beneficio sociale, più è un benefattore. Qualora l'imprenditore mira soltanto a un beneficio economico, è uno scudato a caressa. Ed è una categoria di imprenditore che io non stimo particolarmente.
qualora non ci sia il vero nome del beneficio sociale, si finanzia la porta, non ci credo. Più l'imprenditore mira a un beneficio sociale, più è un cosiddetto social entrepreneur, cioè una persona che mira a la propria impresa, a soddisfare un bisogno, quello che sia, ma dando valore agli aspetti sociali della sua missione. Un imprenditore sociale può essere un imprenditore che, per esempio, ha investito i propri capitali nella società, in progetti utili per la società. Un imprenditore sociale è un imprenditore che lavora in una non profit, perché non significa che non ci debba guadagnare, ma che l'obiettivo dell'impresa non è quello di fare profitto, ma di avere, diciamo, altri creatori di altro valore. Non esistono imprenditori che siano esclusivamente benefattori, perché il benefattore dà dei soldi senza aspettarsi un ritorno. Quindi questo non può, cioè, proprio queste linee, chiaramente non dovrebbero fare l'imprenditore. Dopodiché c'è proprio la santità.